Buongiorno a tutti, Colors, benvenuti nel primo vero video nel 2021, stavo per dire 2020, yeah, si vede che mi sono abituato, eh. Allora, perché non avete ancora il video dei regali? Perché manca un regalo, o forse due. Credo che ormai il video dei regali cambierà titolo, sarà un haul misto autoregali, regali di Natale 2020 e questa volta ho indovinato il numero. Quindi ho pensato, però non mi va di stare tutto il mese di gennaio senza mettere video, mi manca fare video, mi manca editare. E mettiamo in campo una idea che avevo da un sacco di tempo. Ce l'avevo veramente da tanto tempo e non mi decidevo mai ad attuarla. Ho già preparato la prima canzone. Sì, perché riguarderà le canzoni delle quali ovviamente sarà modificato l'audio. Non so ancora che titolo metterò, però. Avete presente quando ascoltate milioni di volte la stessa canzone? Siete convinti di aver capito oppure non capite assolutamente nulla? E vi chiedete, ma che cavolini di Bruxelles ha detto quel benedetto cantante o quella benedetta cantante? Ecco, oggi vi presenterò alcune canzoni, diciamo quelle che mi vengono in mente, delle quali non avevo capito alcune parti e da grande ho scoperto che forse ai tempi avrei avuto bisogno di una visita mentre adesso no, oppure semplicemente erano pronunciati troppo velocemente. Cominciamo da una di quelle classiche canzoni che non conosce nessuno, ossia punto e a capo degli 883. Io nella prima parte ho sempre cantato colta al volo, scarico di me. Colta al volo, scarico di me. Ero convinto. Ascoltiamo. Avete sentito? A parte che non ho capito come io sia passato da doccia a colta. Ma qualcuno lo sapeva che scarica l'email? Io continuavo a capire di me. Va bene. Mi hanno fatto sentire molto sordo queste canzoni, dice. Allora, la seconda canzone fa parte del mondo dei cartoni animati. Ed è la sigla di Magica Doremi. Se qualcuno ha problemi col fatto che un maschio guardasse Doremi, chiudesse il video. Non mi interessa che mi facciate monetizzare. Allora, io in questo momento non so l'anno di uscita di Doremi. Però sicuramente non sapevo ancora bene l'inglese. Quanti di voi, se si sono, hanno capito "And your heart will always be free"? Nessuno, nessuno, soprattutto i bambini degli anni 90, dubito che abbiano cantato "And your heart will always be free". Tutt'al più una cosa del genere, tipo "And your heart will always be free". Oh. Non ho pensato minimamente a queste canzoni, attenzione, però le anteprime di YouTube mi hanno suggerito qualcosa. Voi avete capito cosa ha detto quando eravate bambini? Controllando per sicurezza, anche se avevo già visto un video del genere che conferma quello che mi ricordavo, la parola incomprensibile è black girl. Io ho sempre cantato "Niente perderà".
Niente perderà. No, ragazzi, è Black Girl. Lo scrivo per chi ha la possibilità di vedere. Black Girl. E poi c'è la seconda parte, cioè, come si dice, l'incipit della seconda strofa, che io cantavo più o meno così. Dai, mezzo noi, sì, mi piace, noi siamo amici, siamo noi catapultati a Digi World. Perché non capivo che non dice sono, ma Sora, Sora, che non è altro che il nome di una delle allenatrici, se così si può dire, e ascoltiamo. Niente, questo a quanto pare risulta essere il video dei grandi cambiamenti. Avevo inserito una challenge all'inizio, ma siccome tutta è troppo lunga, vi lascio soltanto alcune riflessioni su canzoni che sono ricomparse nella challenge, che io non avevo guardato prima, e per il resto, scusate, vi tenete questa piccola tossetta. Ci saranno i saluti finali, perché sennò sarebbe venuto veramente troppo lungo. Interrompo un attimo per dire che c'era un'altra parola sbagliata in questa canzone. Chi ha cantato l'isola di Nome File? Nessuno. Io cantavo una cosa del tipo isola di dove vai, isola di dove fai, ma di Nome File. Ma dai, alle elementari chi è che andava a cercare su internet e sentire le canzoni se avete 30 anni come me? Per favore, quasi 31. Vi aspetto per il video di compleanno in aprile, eh? E spero che vi sia piaciuta questa idea all'ultimo minuto del video Challenge 2 in 1, che probabilmente chiamerò proprio così. Come detto prima, sappiamo perché non è più un 2 in 1 se non lo sai, non hai guardato tutto il video e ti verrà una malattia intestinale. Influenzale, non mortale, ci siamo capiti. Fatemi fare almeno 200 visualizzazioni per quello che ci metterò ad editarlo. Spero che vi sia piaciuto. Datemi altre idee per nuovi video se volete. Volevo fare il tag della vita, ma ho cambiato idea, non voglio più farlo. E preferisco tenere il motivo per me stesso, anche se forse qualcuno può intuirlo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella sperando che a voi funzioni per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo, spero più puntuale, anche perché probabilmente mi butteranno fuori la monetizzazione con questo. Ciao!